Ok, allora riprendiamo oggi il tema delle simulazioni. Per questa settimana faremo ancora in aula esercizi sulle simulazioni di eventi, quindi oggi e domani ci occuperemo di questo e nel laboratorio di mercoledì e del mercoledì successivo, quindi due, come sempre abbiamo fatto 2 settimane per ogni macro tema. Dopo questo, quindi dal terzo laboratorio a venire, e dalla settimana prossima, per quanto riguarda le aule, invece ci concentreremo su esercizi di esame, no? Sui temi d'esame. Quindi cercheremo di fare, cioè, in aula un certo numero di temi d'esame, soprattutto quelli che non abbiamo ancora risolto nel passato, quindi sono tendenzialmente quelli più recenti, e faremo un certo numero, diciamo, compatibilmente col tempo che abbiamo a disposizione. E analogamente anche in laboratorio vi proporremo degli esercizi che sono strutturati come quelli dell'esame. Le ultime 2 esercitazioni di laboratorio sono le più importanti, sia perché, come vi dicevo, le svolgeremo come se fosse un esame, quindi facciamo turno unico, si inizia tutti insieme, vi diamo il testo, e voi provate a risolverlo usando i PC del laboratorio, cercando di farlo, diciamo così, in modo più simile possibile, come se fosse il giorno dell'esame vero e proprio. Ma in quelle ultime 2 esercitazioni vi daremo 2 problemi, 2 esercizi che lavorano, in cui lavorerete su dei dataset nuovi. Quindi ogni anno introduciamo almeno un paio di dataset nuovi. Questi dataset con cui lavorerete nelle ultime 2 esercitazioni saranno ripresi durante gli esami. Ok, questa è una modalità che ho già introdotto l'anno scorso, mi sono trovato abbastanza bene perché perlomeno i dati li conoscete già, ci avete già lavorato. Poi è chiaro che in ogni appello vi chiediamo cose diverse, quindi non c'è quasi nulla da ripetere, però almeno non si perde quel quarto d'ora, 20 minuti che serve per orientarsi all'interno di un dataset mai visto. Quindi queste 2 esercitazioni le faremo in laboratorio e dopodiché, diciamo, non solo nella modalità di lavoro, ma anche nel tipo di database su cui lavorare, avrete già avuto modo di esercitarvi prima. Ok, ma questo è solo per prepararci alle settimane che ci separano da adesso alla fine del corso, che tutto sommato è abbastanza vicina. Ma invece riprendiamo l'esercizio che abbiamo già accennato, no? La settimana scorsa, quello sulla simulazione della sala d'aspetto del pronto soccorso, essenzialmente di un ospedale. Questa è abbastanza articolata, complessa, perché è la prima volta, no, che ci occupiamo, o perlomeno dobbiamo rappresentare lo stato del mondo in modo un pochino più articolato, un pochino più complesso. La simulazione in sé non è un granché, nel senso che degli eventi di persone che entrano, vengono elaborati ed escono. La difficoltà sta nel fatto che a me non basta solo tenere traccia di quante persone ci sono nel sistema, o quante persone ci sono nel sistema nelle varie fasi, cioè quanti sono adesso in studio di dottori, quanti sono in attesa, quanti sono in arrivo, eccetera, eccetera. Non mi basta solo avere dei conteggi, come invece negli altri tipi di esercizi che abbiamo fatto, ma mi serve seguire la singola persona. Perché quella persona lì è arrivata a una certa ora, ha un certo tempo di attesa, ha un certo codice di colore, e quindi non mi serve solo sapere che ho 27 codici gialli, ma devo sapere chi sono, perché ciascuno ha un'ora di arrivo diversa, ciascuno ha una storia diversa. E quindi devo modellare lo stato del sistema a livello proprio più puntuale e non solamente statistico, quante persone ci sono e che codici di colore hanno. Quindi questo ci obbligherà a gestire una doppia struttura dati. Da un lato ho la mia coda degli eventi che va avanti per conto suo, che mi gestisce ciò che succede nel sistema. Ma poi questi eventi sono associati a dei pazienti dei quali dovrò presentare delle informazioni. Quindi ho 2 oggetti diversi, l'evento e il paziente. Il paziente mi serve per descrivere le informazioni su una lista, una mappa, adesso vediamo cosa ci inventiamo, di pazienti, che rappresenta le informazioni statiche sullo stato attuale del mondo. Quindi io ho 20 pazienti, di questi 3 sono appena arrivati. Anzi, non 3 sono appena arrivati, lo 0, l'1 e il 2 sono appena arrivati, poi il 3, il 4 e il 5 hanno il codice giallo, anzi, in particolare il 3 è arrivato alle ore 9:15, il 4 è arrivato alle ore 9:20, eccetera, eccetera. Questo
Quindi avrò delle informazioni su ciascuno di questi pazienti. Questa è la parte statica, è lo stato del sistema. Poi, questa fotografia della situazione dei pazienti può evolvere quando succede qualcosa. Quando arriva un nuovo paziente, aggiungerò una riga in più in questa tabella. Quando un paziente viene, cioè, passa dal triage, modificherò lo stato di un paziente cambiando il codice colore. Prima era appena arrivato e poi diventa, qui l'avevo indicato new, diventa bianco, giallo oppure rosso. E così via. Quando un paziente rimane troppo in attesa, ci sarà un evento che fa sì che il paziente transiti in uno stato nuovo, cambi il proprio stato interno. Volendo essere pignoli, ci sarebbe anche un terzo tipo di oggetto, o meglio, un secondo tipo di oggetto che mi serve per modellare lo stato del mondo, che sono i medici, o le sale visite dei medici. No? Perché dicevamo che il pronto soccorso gestisce una certa serie di numeri di studi medici, in particolare avevamo anche il parametrino che era da qualche parte scritto qui, numero di studi, non c'era un numero di esempio, e quindi anche qua potremmo avere l'informazione sullo studio 1, chi è il medico, quando è libero, quando è entrato, quando è uscito, chi c'è dentro, eccetera. Può darsi che ci serva, può darsi che non ci serva, oppure semplicemente ci serve solamente l'informazione più semplice che dica quanti studi sono liberi. Ce n'è almeno uno libero? Sì, no, a modelle macchine, no? Se ce n'è almeno uno libero posso mandare un paziente avanti, se non ce n'è nessuno libero non posso mandare un paziente avanti. Allora, può darsi che questa parte del modello del mondo, cioè gli studi medici, sia riassumibile semplicemente in un numero intero che mi dice quanti studi attualmente sono liberi. Quindi noi cercheremo di modellare quello che abbiamo chiamato il mondo, la parte minima indispensabile, che sia di supporto, no? Che possa supportare le informazioni che servono durante la simulazione. Alcuni casi, probabilmente qua come gli studi medici, se lavorando non scopriremo diversamente, ci basterà un numero, invece riguardo ai pazienti non mi basta il numero. Non mi basta sapere quanti codici gialli ho, devo sapere esattamente ciascuna delle persone che sono codice giallo a che ora sono arrivate, perché su questo scatta il timeout. Il timeout scatta non su un codice giallo che diventa codice verde, ma lui che diventa codice, pardon, codice rosso, ma quella singola persona. Ok, allora, su questa linea di ragionamento io ho iniziato a preparare un progetto un po' vuoto, ma in cui ci fosse una classe evento e una classe paziente. Come vedete, la classe paziente la costruiamo insieme, l'ho messa vuota. La classe evento invece è più facile, quindi mi sono un pochino portato più avanti, no? Prendendo spunto da quello che era questo diagramma che avevamo già discusso insieme la volta scorsa, mi sono chiesto se questi pallini rappresentano lo stato in cui si può trovare ciascun paziente, quali sono gli eventi che possono causare la variazione di stato del paziente? E gli eventi sono questi. Ad esempio, il primo evento è il fatto che un nuovo paziente arriva, il fatto che un paziente che è arrivato ottiene tramite il triage un codice colore, un codice di severità, e noi sappiamo che questo evento triage dovrà essere schedulato 5 minuti dopo l'evento arrivo. No, la regola ci dice quello, che l'infermiere ci mette 5 minuti a fare il triage. In questo caso questo 5 è una costante, ipotizziamo che non ci sia un ritardo dipendente dal numero di persone in coda. Arrivi dopo 5 minuti al codice colore. Poi, se io sono nello stato di bianco, giallo o rosso, cioè ho passato il triage, possono succedere essenzialmente due cose: o si libera uno studio medico e quindi transito in uno stato di visita, oppure scatta un timeout, passa il tempo massimo permesso in quello stato di attesa. E poi, allora, a questo punto il tempo massimo, a seconda del codice che avevo, mi farà andare fuori, mi farà andare in rosso, mi farà andare in nero. Però la causa, l'evento che causa la variazione è il timeout. Oppure visita, se invece, come dicevo, si libera uno studio medico e quindi posso smettere di aspettare perché vengo chiamato all'interno di uno studio. C'è l'ultimo evento, che qui l'ho chiamato curato, magari non è proprio curato, ma diciamo che è già stato visitato,
e quindi il medico lo fa uscire dalla sala e quindi il paziente passa in questo stato di out, questa, corrispondente a questa transizione qua, dallo stato di trattamento passa a uno stato di uscita. Questi stati sono gli effetti sul mondo, dove si trova un paziente, in che condizioni si trova ciascun paziente. Immaginiamo che ciascun paziente dentro di sé, dentro il proprio ciclo di vita, ha una cosa di questo genere. Le frecce rappresentano gli eventi che causano la variazione di stato. Le uniche variazioni di stato, tutte sole, diciamo così, sono rappresentate da eventi che vengono, diciamo così, schedulati sull'asse dei tempi. Quindi questa è la parte, diciamo così, complessa di ragionamento nel definire la classe evento. Semplicemente definire quali sono i tipi di eventi possibili che il nostro sistema dovrà gestire. Poi magari dovremo scoprire altri man mano che implementiamo. Dopodiché per il resto è abbastanza standard, questa classe ha un marcatore temporale, un'ora, in questo caso simuliamo solamente una giornata, quindi non ci serve la data, rimaniamo su local time, il tipo di evento e il riferimento al paziente. Cioè questo evento che dice arrivo, arriva a chi? Arriva un certo paziente. In che stato è quel paziente? Sarà, ovviamente, se si parla dell'evento arrivo, il paziente dovrà essere in uno stato nuovo. Poi c'è l'evento magari time out. Ok, time out è scaduto il tempo massimo di attesa per un paziente. Quale? Chi? Lui. E lui che codice era? Bianco, giallo o rosso? Perché a seconda di questa informazione devo decidere che cosa farmene di questo paziente. Quindi l'evento ovviamente non ricopia, non contiene nuovamente informazioni sul paziente, semplicemente fa riferimento ad un oggetto paziente che da qualche parte avremmo salvato, avremmo elencato. E quindi ogni volta che genero un nuovo evento dovrò dire che questo evento è relativo alla chiamata nello studio medico oppure all'uscita dallo studio medico di chi? Quindi non mi basta più sapere quanti, ma voglio anche sapere chi. E quindi a parte questo campo in più, che prima non avevamo, il resto è, diciamo così, molto semplice. Ricordiamoci il comparatore sulla data che ci servirà per la coda prioritaria. E allora pensiamo al paziente. Quali sono le informazioni che ci servono sul singolo paziente? Ci serve sicuramente un modo per distinguere l'uno dall'altro, vabbè, sono tutti oggetti diversi, questi sono tanti oggetti di tipo paziente, sono oggetti diversi, ma magari mi serve un modo per distinguerli anche visivamente, un nome, un cognome, un identificativo, numerico, qualcosa che mi permetta anche in debugging di non lavorare col paziente indirizzo di memoria 00B4CF, no? Perché poi non capiamo più nulla. Quindi vabbè, un modo per distinguerli. Poi le informazioni che devo avere sul paziente sono sicuramente il codice colore, o meglio, diciamo il codice colore esteso, lo stato in cui si trova di questo diagramma. Questa è un'informazione non della coda degli eventi, è un'informazione propria di ciascun paziente, è un'informazione dello stato del sistema. Quindi anche qua, prima di tutto io dovrò definire quali sono gli stati possibili in cui si trova il paziente. Scusate, public enum stato paziente. E anche qua lo stato possibile, gli stati possibili del paziente sono, li copiamo da qua, nuovo, poi può esserci waiting dei tre colori, waiting white, waiting yellow, waiting red, poi può essere in visita, treating, e può essere uscito, nel senso di visitato o tornato a casa, oppure può essere uscito in un senso più profondo. Quindi out, oppure siamo black, dai, non è bello scrivere dead. Quindi il paziente sarà caratterizzato innanzitutto da, come dicevo, una sua identità, mettiamo per semplicità un numero intero, dai, int id, print, scusate, private, int id, e uno stato.
private stato paziente, stato. Quando creo un nuovo paziente, questo dovrà ovviamente essere creato nello stato new. Quindi il mio costruttore public paziente riceve dall'esterno il nome, l'indicatore di questo paziente, e poi metterà lo stato uguale a new. Pardon, bisogna qualificarlo, stato paziente.new. Io posso creare nuovi pazienti solamente facendo entrare dall'esterno, no? Non abbiamo la fila di raccomandati che vanno direttamente nello studio medico, per cui posso fare new paziente raccomandato, stato uguale treating, no? Allora, sulla base, domanda che mi faccio e ci faccio, sulla base di queste informazioni, quindi essenzialmente solamente lo stato paziente, posso decidere sempre per ciascun evento che possa capitare, e sono questi, cosa succede a quel determinato paziente? E forse sì, forse no. Ricordo una discussione che deriva da questo testo. L'ultima riga, anzi le ultime quattro parole di questa slide, dicono: quando devo chiamare qualcuno nello stato treating, quindi mandarlo in un studio medico, chiamerò innanzitutto chi ha la priorità maggiore. E a parità di priorità, quindi vado a vedere se ci sono codici rossi, bene, chiamo un codice rosso. Se non c'è nessun codice rosso, chiamerò un codice giallo e così via. A parità di severità, quindi tra i codici rossi, chi chiamo? Allora qui dice chiamo in ordine d'arrivo. In ordine di arrivo vuol dire chi è arrivato per primo al pronto soccorso, che non vuol dire chi ha aspettato di più, perché il tempo di attesa chissà quant'è, perché magari sono passati davanti gli altri codici. Ci sono delle persone che sono arrivate in triage e hanno subito avuto un codice rosso, e persone che sono arrivate prima hanno incontrato un codice giallo e poi sono diventate codice rosso. E magari sono diventate codice rosso dopo aver già aspettato 3 ore, dopo rispetto a un altro che è arrivato direttamente come codice rosso. Allora in questo caso chi passa? Quello che è diventato codice rosso da 2 minuti ma era già in attesa da 2 ore, o quello che è arrivato mezz'ora fa e gli è stato segnato subito il codice rosso? Qui questo testo a me sembra di leggerlo in ordine di arrivo iniziale. Quindi tra tutti i codici rossi vado a prendere non chi è codice rosso da più tempo, ma chi è qua dentro da più tempo, chi è nella sala d'aspetto da più tempo. Sembra una finezza, però ci dice che noi dobbiamo anche ricordarci, quando memorizziamo un paziente, il tempo in cui lui è arrivato, l'istante di tempo in cui è arrivato. Non ci basta sapere qual è l'evento che l'ha fatto diventare codice rosso, l'evento di triage, eccetera. Quindi è un dato in più che ci serve. Io, avendo già fatto questo esercizio l'anno scorso, lo sapevo già, ma altrimenti ce ne saremmo accorti a metà, no? E quindi, però, già che lo sappiamo, non nascondiamoci che ci servirà anche l'informazione sull'ora di arrivo di questo signore. Local time. Ora di arrivo, attenzione, non è l'ora vera, cioè non ci devo scrivere now qui, l'ora
attuale, cioè usare l'ora simulata, no? E l'ora simulata lo saprà solamente chi crea l'evento, quindi dovrà essere un parametro. Quindi salvo l'ID, salvo l'ora di arrivo e metto new lo stato. Ok, allora a questo punto noi possiamo ragionevolmente cominciare a impostare la classe simulatore definendo qual è lo stato della simulazione e qual è lo stato del mondo. Lo stato del simulatore, del motore di simulazione che di fatto poi raccoglie degli eventi, e lo stato del mondo. Quindi mi sposto nella classe simulatore, che anche qui ho già inizializzato, ma semplicemente con una serie di copia e incolla dei parametri di simulazione. No? Ricordiamoci che la classe simulatore ha sempre molte variabili, molte sono i parametri di simulazione, quindi qui ho ipotizzato 3 studi medici, 50 pazienti che arrivano in una giornata, arrivano ogni 15 minuti, tanto non dovrei neanche metterlo come, pardon, ho preso la classe sbagliata. Parametri di simulazione, dicevo, numero di studi, numero di pazienti, intervallo che intercorre tra un paziente e quello successivo, inizio e fine della simulazione, e poi tutti i parametri che sono citati nelle slide, cioè quanto dura la visita di un paziente in funzione del tipo di codice e quanto dura il tempo massimo di attesa in funzione del colore, no? Della gravità. Questi sono tutti i dati che abbiamo già indicato nelle slide. Che le trattiamo come costanti durante la simulazione ed ovviamente potranno essere eventualmente impostate dall'utente prima dell'avvio della simulazione stessa. Poi abbiamo sempre la coda degli eventi, e questa è la più facile perché è sempre uguale, la coda prioritaria di eventi, della classe evento che abbiamo appena creato. E poi c'è il modello del mondo. Allora, cosa? Il modello del mondo è variabile, non è costante come parametri di simulazione. Cosa dovrà contenere? Qual è l'informazione che ho? L'informazione che ho dovrà essere, dicevamo, composta da due parti, i pazienti e i medici. Chi sono i pazienti? Quindi, non so, di prima battuta provo a mettere una lista, poi vediamo se ci serve trasformarli in una mappa. Non lo so. La lista dei pazienti. Vabbè, no, lasciamola non definita, definiamo poi nel metodo di inizializzazione. E mi servirà anche sapere quanti studi medici sono liberi e quanti sono occupati. Int studi liberi, private qua davanti tutte e due, al momento mi sembra che non ci serva altro, poi magari cambiamo idea o scopriamo qualcosa che ci siamo dimenticati. Quindi so dirti chi c'è nel mio sistema, ma chi c'è, compresi quelli in attesa, quelli nuovi, quelli usciti e quelli in trattamento, di ciascuno so qual è la sua condizione, e quanti studi in questo momento sono liberi e quanti invece sono occupati. Ok. E cosa devo calcolare? Quindi, modello del mondo in questo caso è relativamente semplice, ma perché in realtà è complesso il modello del paziente dentro. I parametri di simulazione sono tanti, sono sempre tanti, le costanti che sono da poter variare per esplorare le varie alternative. Che cosa devo calcolare alla fine? Cosa ci diceva il testo? Output, allora, input il numero di studi come parametro,
la creazione di eventi iniziali, un certo numero di pazienti iniziali che arrivano entro tot minuto, e come output devo avere il numero di pazienti curati, dimessi, il numero di pazienti che hanno abbandonato e il numero di pazienti che sono morti. Quindi ho tre variabili. Quindi avrò private int numero dimessi, private int numero abbandoni e private int numero di morti. No, questa è la nostra pagina delle variabili su cui lavorerà il simulatore. Qui ho lasciato uno spazio per variabili interne, se ci dovessero servire le aggiungiamo qua. Variabili di comodo del simulatore stesso. Ok, allora in questo presupponiamo i tre metodi minimi che dobbiamo avere, il costruttore, simulatore si chiama, un metodo init e un metodo run. Io li metto void senza parametri e poi man mano che li costruiamo aggiungiamo ciò che ci serve. Quindi vabbè, il costruttore del simulatore dovrà costruire eventuali strutture dati di appoggio, e noi ne abbiamo una che è quella della lista dei pazienti. Poi i pazienti veri e propri vengono inseriti dal metodo di inizializzazione. Immaginiamo la differenza tra il costruttore e l'init è che se vogliamo simulare lo stesso scenario più volte con parametri diversi, ogni volta richiamiamo init, ma la classe simulatore la costruiamo una volta sola. Okay? Quindi ciò che serve per mettere a posto le variabili e le strutture dati in vista di una nuova simulazione va messo dentro init, che può essere chiamato più volte. Se il simulatore avesse bisogno di leggere dei dati dal database, eccetera, che sono sempre uguali, che non dipendono dai parametri di simulazione, lo mettiamo nel costruttore. Se avessi bisogno invece di leggere dei dati dal database che dipendono dai parametri di simulazione, perché magari insomma, scelgo la città da simulare, allora l'utente farà, l'utilizzatore di questo metodo farà un set città e poi dopo chiama init, allora la query del database la farò nel metodo init. Dipende dai casi ovviamente, no? Dipende se le informazioni per acquisire i dati le ho già semplicemente la costruzione della classe, bene, altrimenti devo aspettare l'init. In questo caso devo semplicemente creare la mia lista di pazienti, array list. Potrebbe andare bene, immagino, e basta essenzialmente. Mentre all'inizializzazione della simulazione, io suppongo che il mio utente abbia già, se voleva, impostato dei valori diversi per questi signori qui, quindi questi sono in mano all'utente. Sono delle costanti a cui ho assegnato un valore iniziale, ma poi l'utente le può cambiare in qualunque momento. Quando poi l'utente chiama il metodo init, io devo andare a guardare, no? I valori attuali modificati di queste variabili e sulla base di queste preparare la simulazione. Quindi preparare la simulazione vuol dire, prima di tutto, noi dobbiamo fare tre cose in vista di una nuova simulazione: creare i pazienti, creare gli eventi iniziali e poi resettare i contatori, le statistiche. Noi abbiamo un modello del mondo sintetico
in cui i pazienti in questo caso ce li creiamo noi, in altri casi creare pazienti significa, o creare, diciamo così, parte del modello del mondo significa andare a leggere il database. Quindi creare paziente per me significa creare dunque NP pazienti diversi. Quindi i pazienti, cancelliamo quelli eventualmente precedenti, ricordiamoci che init può essere chiamato più volte, eh? Quindi non è detto che siamo nella condizione di avere le strutture dati vuote. Se fosse la seconda volta, prima butto via i pazienti vecchi e ne ricostruisco di nuovi. Perché ne ricostruisco di nuovi? È perché nel frattempo potrebbe essere cambiato NP. E quindi l'elenco che avevo prima non va più bene. E ho un loop in cui creo NP pazienti. For i uguale 0, i minore di NP, i più più, creo un nuovo paziente. Paziente P uguale new paziente, in cui specifico un ID e un'ora di arrivo di quel paziente. E poi lo aggiungerò alla lista, quindi pazienti.add di P. Allora, devo inventarmi un numero identificativo del paziente, che può essere benissimo I, che non so, facciamo I più 1, per non avere il paziente 0, che sa tanto di film catastrofico in cui c'è l'omino che infetta tutto il mondo, e l'ora di arrivo. E come la faccio a conoscere l'ora di arrivo? La posso calcolare, perché io ho l'informazione sull'ora di inizio della simulazione e la frequenza di arrivo dei pazienti. Quindi man mano che creo i pazienti, mi incremento in tempo, il tempo previsto di arrivo di quel paziente. Quindi posso, la cosa più semplice è dichiarare una variabile local time, ora di arrivo, appunto, e la inizializzo uguale a t inizio della simulazione, alle 8 del mattino. E quindi il primo paziente che creerò ipotizzo che arriverà esattamente alle 8 del mattino. I pazienti successivi, quindi lo aggiungo, i pazienti successivi arriveranno più avanti, ora di arrivo uguale ora di arrivo plus t arrival, appunto, che è il tempo che intercorre tra l'arrivo di un paziente e l'arrivo del paziente successivo. Ricordiamoci che solo a livello di metodi, tutte le date e gli orari, insomma, del pacchetto java.time sono sempre tutte classi immutabili. Okay? Quindi plus, il metodo plus non modifica questo oggetto. Non basta scrivere così. Non è che prendo l'ora di arrivo e ci aggiungo un certo tempo. No, sono oggetti immutabili e non possono essere cambiati. Quando ho un modificatore, questo modificatore mi restituisce sempre un nuovo oggetto che è uguale a quello vecchio con applicata la modifica. Quindi a differenza del metodo add che modifica l'oggetto pazienti, qua questo plus non modifica ora di arrivo, ma restituisce un oggetto nuovo. Poi io decido che questo oggetto nuovo semplicemente va a rimpiazzare quello vecchio di cui mi dimentico. E facciamo attenzione a questo dettaglio. Ok, fatto questo, dovremmo aver creato i pazienti, e per ora è uno stato del mondo, no? Una fotografia di dove sono i pazienti, come si chiamano i più uno, e a che ora arrivano, a che ora arriveranno.
A questo punto gli eventi di arrivo dei pazienti devono essere inseriti nella catena temporale. Quindi la coda degli eventi dovrebbe essere pulita, ma la puliamo per tranquillità. E quali eventi devo generare? In questo caso devo generare un evento di arrivo per ciascun paziente. Quindi, per ciascun paziente, P della mia lista, aggiungerò un nuovo evento a cui passo quali sono i parametri di nuovo evento. Ora, tipo paziente e identificativo del paziente. L'ora che cos'è? È P punto paziente P, l'ora di arrivo di quel paziente, P.ora di arrivo. Adesso qua non me lo fa vedere perché ovviamente per pigrizia non ho ancora messo i getter e setter qua dentro. Mettiamoli subito. Aggiungi getter e setter per il campo ID, ora arrivo, stato, va bene tutto. Quindi nel simulatore dirò a che ora è impostato questo evento? Beh, all'ora di arrivo di quel paziente, P.getOra di arrivo. Qual è il tipo di evento? Il tipo di evento, è finito il disegnino, è l'arrivo. Qui stiamo parlando dell'evento in cui uno arriva al sistema. Quindi sarà tipo evento.arrivo. E il terzo parametro è il paziente P. Poi ci vuole ancora una chiusa tonda. E c'è qualcosa che non gli piace? Ah sì, così. Quindi crea un nuovo evento in cui P arriva all'ora P.ora arrivo. Se ci fossero altre informazioni, che ne so, a che ora arriva il medico, a che ora va via il medico, eccetera, le potremmo già iniettare nella coda in questo momento, con ovviamente ciascuna col proprio tipo di evento più opportuno. E poi resettiamo le statistiche, quindi il numero di pazienti dimessi lo rimetto a zero. Il numero di pazienti che abbandonano lo metto a 0 e il numero di pazienti che non ce l'hanno fatta lo metto a 0. Quindi agisco sullo stato del mondo. Ah no, ecco. Fatto bene andare a vedere, il numero di studi liberi va anche questo inizializzato. Quindi, ho pensato ai pazienti, ma devo anche creare gli studi. In questo caso devo semplicemente dire che il numero di studi liberi si chiama, uguale a NS, se non sbaglio era la costante, NS, numero di studi medici. Ops. Quindi ho impostato dei valori iniziali alla coda degli eventi, al modello del mondo e alle statistiche. Allora abbiamo tutto pronto per poter far partire la macchina del simulatore. Giusto? Allora, entriamo nel metodo run. While q.notEmpty
isEmpty, not queue.isEmpty, evento ev uguale queue.poll. Quindi uno per uno, fino a quando ci sono eventi da processare, li estraiamo dalla lista. Poi, noi abbiamo anche un tempo finale di simulazione, in realtà non l'abbiamo usato, è un po' ambiguo il testo, nel senso che qui ho un numero iniziale di pazienti, ho un orario iniziale, un tempo di arrivo, però nessuno mi dice che quanto è aperto questo pronto soccorso, 12 ore, dalle 8 alle 20. E se mi arrivano 20 pazienti, uno ogni ora, e se mi arrivano 25 pazienti, uno ogni ora, non sta in piedi la cosa, no? Perché l'ultimo arriverebbe più tardi rispetto all'ora di chiusura. No? Quindi questo è un aspetto in cui questo testo non è molto ben chiaro. Noi dovremmo, però non complichiamoci la vita adesso, stiamo implementando la prima volta, dobbiamo controllare che quando creiamo gli eventi iniziali di arrivo, questi eventi siano sempre precedenti all'ora 20, altrimenti c'è un'incoerenza tra i dati di ingresso. E così come non è chiaro quando la simulazione si interrompe. Cioè io voglio interrompere la simulazione alle ore 20 o semplicemente alle ore 20 non lascio arrivare nuovi pazienti e continuo la simulazione fino a quando ho pazienti ancora già nel sistema, cioè fino a quando non li ho portati a termine tutti. Allora, la cosa più semplice è portarli a termine tutti, che è ciò che facciamo qua, finché la cosa non è vuota. Se uno volesse mettere anche il vincolo sul tempo, allora qui fa subito un controllo del tipo se l'evento.get ora dell'evento e non del paziente, il tempo is after, l'ora di fine, si chiamava di fine, allora esci dalla simulazione. No. Estraggo un evento, lo guardo in faccia e dico tu sei alle 20.01, muori tu e tutti gli eventi successivi. Esco dal ciclo while. No? È un modo per interrompersi prima. Se non mettiamo questa clausola in più, la simulazione va avanti ad esaurimento. Ci sono alcuni casi di simulazioni in cui gli eventi generano altri eventi sempre, e quindi si andrebbe avanti all'infinito se non ci fosse un limite temporale. Dipende dai casi. Adesso, non è questo il nostro caso, probabilmente, quindi lo lascio solo come commento, se la simulazione dovesse terminare alle 20. Basta semplicemente interrompere il ciclo prematuramente. Ok, ma noi siamo buoni, vogliamo curare tutti, dare almeno a tutti la speranza di essere curati. Ok, allora ho un evento da elaborare. Cosa devo fare? Dipende dall'evento. Switch evento.tipo. Qui purtroppo ci sono tanti eventi. Case, allora, il tipo di evento è, no? Il bello di mettere un enum anziché semplicemente un tipo come 1, 2, 3 o delle costanti o tante variabili così const è che lo switch capisce qual è il tipo di oggetto e quindi quando faccio contro spazio mi dà già esattamente l'elenco dei tipi. Quindi la prima cosa che può arrivare è arrivo. Poi, secondo caso,
Arrivo non me la faccia più vedere perché ovviamente non ci possono essere due casi uguali. Secondo caso, facciamo che ero fortunato, visita. Il terzo caso che può capitare è curato. Ah no, devo mettere prima il triage se vogliamo andare in ordine. Triage. E infine, case timeout, che sarà quello più rognoso, forse. Ok, quindi al di là della forma bizantina della sintassi del break, abbiamo 5 tipi di eventi diversi da gestire. E che sto, caso per caso, andiamo a chiederci cosa fare. Allora, quando arriva un nuovo paziente, cosa devo fare? Niente, se non prevedere che tra 5 minuti avrà un codice colore. Perché abbiamo detto che il triage avviene 5 minuti dopo l'arrivo. Quindi, tra 5 minuti verrà assegnato un codice colore. Quindi qua non ho nessuna vera modifica da fare allo stato del mondo, perché quel paziente è new e rimane ancora new, fino a quando l'evento triage non gli assegnerà un codice di colore. L'evento triage però non arriva adesso, è arrivato a 5 minuti, quindi mi serve semplicemente ritardare questo evento di 5 minuti. Quindi creo un nuovo evento, che abbia come ora adesso più 5 minuti, adesso dell'evento corrente chiaramente, quindi evento.getOra.plus minutes, quanti sono i minuti da sommare? Sono duration triage, 5. Duration triage. Questa è l'ora. Poi il secondo parametro dell'evento è il tipo di evento, che sarà triage. Il terzo parametro è la persona, il paziente, che verrà, è sempre lui, è sempre P. Quindi sarà evento.getPaziente. Quindi ricostruisco un evento praticamente uguale a questo, con un tipo di evento diverso, sarà triage, e con un'ora spostata in avanti nel tempo. Devo aggiornare lo stato del mondo? Ho cambiato qualcosa sull'informazione sui pazienti? No. Lo stato del paziente era new e rimane new fino a quando non ha un codice colore, per cui andrà in waiting, ma non con l'arrivo, bensì col triage. Ho cambiato stato del mondo, il numero di studi liberi medici disponibili? No. Devo conteggiare qualcosa ai fini delle statistiche? Numero di dimessi, numero di morti? No. E quindi ho finito. Abbiamo sempre queste tre preoccupazioni: aggiornare la coda degli eventi, aggiornare il modello del mondo, aggiornare le statistiche. E quindi ogni passaggio dobbiamo sempre ragionarlo, no? Chiederci queste tre domandine. Ok, triage, dove finalmente si fa un lavoro utile. Allora, adesso a questo punto il signor ev.getPaziente arriva e finalmente l'infermiera gli assegna un codice colore. Gli assegna un codice colore e lui va in attesa, in stato di attesa. Quale codice colore gli viene assegnato? E che ne so io quanto è grave lui.
Allora, andiamo a vedere il testo che ci dice che la severità viene assegnata in modo round robin, circolare, quindi così, tanto per simulare qualcosa, un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, e così via, rotazione. Quindi, se questo è il primo paziente, sarà un codice bianco. Se il paziente precedente era un codice bianco, lui sarà un codice giallo, se il paziente precedente era un codice giallo, lui sarà codice rosso, eccetera, eccetera, eccetera. E dovrò ricordarmi da qualche parte qual è la severità dell'ultimo paziente che ho visto. Ok? Quindi mi serve una variabile che mi tenga conto di questo, dello stato del triage. Allora, questa è una tipica variabile che noi abbiamo chiamato variabile interna al simulatore. C'è un meccanismo interno al simulatore per sapere quale triage simulare. Quindi potrebbe essere una variabile che è di tipo stato paziente, next, nuovo stato paziente. Quindi si ricorda qual è il prossimo stato paziente da assegnare al prossimo paziente che dovrà essere triageato. E questo ovviamente lo dovrò inizializzare, creare gli studi medici, creare i pazienti e qua dovrò anche indicare nuovo studio paziente uguale stato paziente punto, mettiamolo white. Quindi so che il prossimo paziente che mi arriva dovrò metterlo white. Questo l'ho messo dentro init, mi serve per tornare dentro triage, in cui il paziente P che sto considerando, lo faccio su più righe per non incasinare il codice, sappiamo che gli è stato assegnato un certo triage. Quindi P.set stato, nuovo stato paziente. Quindi tu che finora eri in stato new, adesso diventi in stato bianco. E quindi automaticamente sei in coda d'attesa, sei nella sala d'aspetto, con codice bianco. E visto che sei nella sala d'aspetto con codice bianco, ti imposto il timeout dopo il quale te ne andrai. Io so che adesso entri in attesa e so che dopo 2 ore, se non ricordo male la costante, ti stufi e te ne vai. Allora, devo generare un evento di tipo timeout successivo al triage. Allora, noi abbiamo, se sono nella coda bianca, ho due tipi di eventi, timeout oppure si è liberato uno studio. Nel momento in cui entro nel triage so già prevedere quale sarà il timeout, perché sono 2 ore. Non ho la minima idea di quando prevedere quando si libererà uno studio, quindi non lo posso già prevedere adesso, preinserire adesso. Questo è un evento che dovrò gestire in qualche altro modo e poi ci chiediamo come. Ma di sicuro non è dopo un certo tempo noto che potrò entrare nello studio, non so quanto tempo ci vorrà, dipende da molti altri fattori, da cosa fanno gli altri pazienti, eccetera, eccetera. Quindi su quest'altro non posso fare nulla, sul timeout sì. Quindi io potrò, ok, dire io sono entrato in uno stato, adesso setto il timeout, aggiungo
un nuovo evento quando è al tempo corrente più il tempo di attesa. Quindi sarà evento.getOra.plusMinutes timeout wait, se è wait. Poi dovrò avere il tipo di evento punto timeout e poi avrò la persona che è sempre P. Questo va bene se sono white. Se invece sono yellow, farò la stessa cosa ma col timeout yellow. Quindi questa cosa qua la devo duplicare tre volte per ciascuno dei tre colori. Perché sono stato pirla, non ho fatto degli array, ho usato le costanti diverse, quindi devo fare copia e incolla. Ormai l'ho fatto, non torno indietro. Quindi questo qui va bene se lo stato che ho appena calcolato è uguale a waiting white, faccio questo. Poi copio sta cosa uguale, due volte, else, al posto di white qui ci metto yellow, al posto di timeout white ci metto timeout yellow, al posto di waiting white ci metto waiting red e ci sarà un tempo di attesa che dipende dal timeout red. Il tipo di evento è sempre timeout, non ho eventi diversi. Poi la parte del codice che gestirà l'evento timeout si chiederà, ah, ma tu sai un timeout su un bianco, su un giallo, allora farà cose diverse. Adesso l'unica variabile che ho è la durata dell'attesa prima di far scattare il timeout, che varia in funzione del codice di colore che ho appena segnato. Allora, ripassiamo. Lo stato del mondo, allora, evento triage. Abbiamo aggiornato l'elenco dei pazienti? Sì, perché abbiamo cambiato lo stato di un paziente. L'abbiamo messo a una certa variabile. Il numero di studi medici liberi non cambia in seguito all'operazione di triage. Il numero di persone dimesse, morte, curate non cambia in un'operazione in corrispondenza dell'evento di triage. Quindi abbiamo fatto tutto? No. Dobbiamo aggiornare il nuovo stato paziente. Perché adesso l'abbiamo messo a bianco. Però la regoletta diceva, ma dopo un bianco viene un giallo, dopo un giallo viene un rosso, dopo un rosso viene un bianco. Ok? E quindi, prima di far break e andare a fare altro, dovremmo fare ruota stato nuovo stato paziente. Facciamo su un metodo a parte, così, visto che sarà codice brutto, e magari dovessimo cambiare strategie, adesso andare a modificare quel metodo, magari facciamo un'estrazione del triage casuale con una certa probabilità, andiamo a modificarlo in un punto chiaro. Questo vuol dire che vado a prendere, creo un nuovo metodo, ruota nuovo stato paziente, che sarà un metodo che dirà se stato nuovo stato paziente uguale bianco, allora nuovo stato paziente uguale giallo. Else if nuovo stato paziente uguale giallo,
Allora, nuovo stato paziente uguale rosso, altrimenti nuovo stato paziente, se il nuovo stato paziente fosse rosso, allora nuovo stato paziente lo mettiamo di nuovamente a bianco. Occhio a mettere gli else, perché altrimenti andremo a testare lo stato che abbiamo appena modificato la riga sopra. Cosa ho dimenticato? Un punto e virgola. Quindi ogni volta che chiamo questa funzione, lo stato del paziente cambia. Lo stato che attribuirò al prossimo paziente che passerà in triage. Quindi una volta che faccio un triage, di fatto tiro una moneta, tiro un dado, in questo caso il dado mi dà dei valori sempre a rotazione. Qui dentro ci potrebbe essere un numero casuale che se è minore di 10, del 10% vuol dire rosso, se è minore del 50% vuol dire giallo, altrimenti vuol dire bianco. È la strategia di generazione del triage, di simulazione del triage. È un po' fasullo, no? Nel caso reale, beh, è fasullo perché va a rotazione, ma pensiamo anche al momento in cui lo sto facendo. Arriva lui, la prima persona, e io so già che avrà il codice bianco. E quindi gli appiccico il codice bianco e poi dentro di me decido già quale sarà il codice colore da associare alla prossima persona che arriverà. Non ha senso logico, ovviamente, no? Però è un criterio di simulazione. Il testo ci diceva questo e lo facciamo con questo livello di approssimazione. Altrimenti uno dovrebbe magari decidere sulla base delle condizioni di quella persona, ma cambierebbe un pochino. Ma tutto questo è condensato in questa riga. Il triage decide qual è il nuovo stato del paziente. Come fa a deciderlo? Fa parte del nostro algoritmo di simulazione che abbiamo deciso di implementare, del nostro criterio di simulazione. E questo ruota stato paziente è semplicemente una procedura di servizio che ci serve per mandare avanti questo generatore. Ok, quindi adesso il paziente ce l'abbiamo in attesa. Cosa può capitare? Che beh, adesso seguiamo gli eventi che abbiamo generato. Può capitare che venga, che scatti il timeout, quindi che l'attesa sia eccessiva. Allora, cosa facciamo in caso di timeout? Beh, in questo caso è abbastanza facile. Se era bianco, va a casa e non devo generare altri eventi, ho finito, quella persona non la vedo più. Se era rosso, muore e non devo generare altri eventi. Se era giallo, diventa rosso e genererò l'evento di timeout per il rosso. Quindi faccio tre cose diverse. Quindi nel caso in cui l'evento punto getPaziente punto, vabbè, fatemi calcolare un paziente qua, paziente P uguale evento.getPaziente, così ce l'abbiamo comodo. In effetti questa operazione di estrazione dati, getPaziente, getTipo, starebbe anche bene qua subito, subito all'inizio dello switch, così vale per tutti, no? Potete già scrivere paziente più uguale, ora uguale, per comodità, ma dipende dal livello di pigrizia che raggiungete. Allora, paziente P uguale evento.getPaziente. Ah, già, perché a lui non piace che si chiami P e P qua, anche se sono in due case diversi. Allora, dai, facciamo così. Mettiamola su. Così vale per tutti. Quindi P è già il mio paziente.
Quindi devo chiedermi se p.getStato è uguale a stato paziente bianco, bianco, ho detto, altrimenti se lo stato del paziente è giallo, faccio cose, altrimenti se getStato p. aspetta, copiamolo, dai, così non facciamo errori, uguale rosso, faccio altre cose. Altrimenti è un casino, nel senso che se scatta l'evento timeout quando lo stato del paziente non è uno di questi, c'è qualcosa che non va. Quindi, se non altro, facciamolo vedere. Ecco. Per ora mettiamolo sulla console e poi capiamo cosa... chiamiamo così timeout anomalo, anomalo nello stato p.getStato. Anomalo con la M, su. Perché noi ci aspettiamo che il timeout possa avvenire solamente in quelle condizioni. Ok, allora cosa facciamo se il paziente era white? Va a casa. P.setStato, vai a casa. Stato paziente, stato paziente, punto, out. E aggiorno il numero di persone che hanno abbandonato. Se, beh, la stessa cosa faccio col rosso, set stato, questa volta gli dirò che è morto, punto black, numero di morti più più. Quindi, in corrispondenza di un timeout nello stato bianco o nello stato rosso, il paziente esce dal sistema su due stati finali diversi e incremento le statistiche corrispondenti. Nel caso del giallo, semplicemente passa a rosso e reimposto il timeout successivo. Quindi avrò un p.setStato di stato paziente punto waiting rosso e imposterò un timeout, ce l'ho già qua, esattamente identica, il timeout tra un tot di minuti, un timeout del rosso. Non devo aggiornare nessuna statistica, perché statistiche sono solamente gli abbandoni, i morti e i curati, i dimessi. Allora, proviamo a farlo già girare adesso, vediamo cosa succede. Dovrebbe essere... qualcosa dovrebbe già fare. Magari stampiamo l'evento qua. No, scusate, prima di... del get tipo, subito dopo il poll. System.out. Printline. DEV.
Gli mettiamo all'evento un toString. E mi stampi l'ora tipo e il paziente, va bene. Del paziente cosa stamperò? Paziente, cosa gli faccio stampare? E anche lì devo mettere un toString per il paziente. Però facciamo stampare tutto e poi vediamo se ripulirlo. Così cominciamo a vedere la simulazione di questi eventi. Mi serve una classe di test, quindi creo un test simulatore. Con la I minuscola ce la farò, sì. Che abbia un main, a cui dirò semplicemente simulatore sim uguale new. Simulatore, non cambia nessun parametro, inizializza, esegui. Ok, vado. Allora, ho fatto un po' di cose, alle 8 arrivo, il paziente 1, alle 8 e 5 triage del paziente 1, poi il paziente 1 lo rivedremo alle ore 10.05 che era in stato white con l'evento timeout e quindi il paziente 1 non lo rivedremo più, è uscito alle 10.05. Alle 8.15 arriva il paziente 2, alle 8.20 triage del paziente 2, noi sappiamo che sarà giallo, paziente 2 lo ritroviamo alle 9.20, quindi un'ora dopo, col timeout del giallo, quindi passerà rosso, quindi immagino che il paziente 2 lo rivedrò più avanti, eccolo qua. Alle 10.50, quindi un'ora e mezza dopo, col timeout rosso che ne segna la morte. Il paziente 3 che arriva alle 8.30 avrà il triage alle 8.35 e muore alle 10.05. No, questo è un pronto soccorso che per ora fa morire tutti oppure li fa andare a casa, no? Senza essere curati. Sicuramente un guadagno economico per le casse della sanità statale, ma non è tanto comodo. Perché? Ma perché nessuno mai viene curato. Cioè, cos'è che genera questo evento per cui uno che è in attesa finalmente possa entrare in uno studio medico? Teniamo presente che gli studi medici sono tutti tre liberi. Ne avevamo tre, sono tutti tre liberi. Mai nessuno è entrato. Allora, dobbiamo chiederci qual è l'evento che fa entrare qualcuno in uno studio medico. La causa di questo evento, no? Cioè, quando è che noi dobbiamo inserire nel sistema un evento del tipo visita? L'evento visita vuol dire c'è uno studio libero, chiamate qualcuno che entri. Quindi immaginiamo due casi. A simulazione iniziata, tipicamente gli studi saranno tutti pieni. Ci sono tre studi, tre persone dentro. Queste tre persone, una volta che sono entrate, usciranno a un certo punto curati, evento curato,
Okay. L'evento curato è facile perché basta mettere un certo tempo dopo l'inizio della visita. E quindi quando è curata una persona vuol dire che si libera uno studio medico. Allora, se si libera uno studio medico, posso immediatamente schedulare per quell'istante un evento visita. Cioè, l'evento visita è entri il prossimo. Quando uno esce, allora arriva la signorina e dice avanti il prossimo. No, non è vero, ti dà il numero, chiama esattamente quale paziente deve entrare. Quindi ogni volta che viene curata una persona, prevedo che ne dovrà entrare una nuova. Quindi nel caso di curato, allora chiudiamo solo a commenti cosa faremo qua dentro. Nel caso di una visita, entra paziente, entra in studio, in uno studio, lo studio diventa occupato e schedula l'uscita, curato del paziente. Prima di tutto magari scegli quale determina il paziente con massima priorità. Chi ha diritto di entrare? Quindi quando c'è l'evento che dice si è liberato uno studio, scegliamo il paziente che ha più diritto di entrare, lo facciamo entrare, quindi cambiamo lo stato gli studi dicendo che ce n'è uno in più occupato e scheduliamo l'uscita di quel paziente. Facile. Quando un paziente esce che è curato, è facile, nel senso che anche qua, diciamo così, il paziente è fuori, aggiorna il numero di dimessi e di che puoi dichiarare che lo studio è libero. Quindi schedula l'evento visita. Adesso. Adesso mi ha chiamato qualcuno, quindi rischedulo un evento nello stesso orario, istantaneamente. Avanti il prossimo. Quindi, ogni volta che esce una persona, se c'è qualcuno in lista d'attesa, verrà chiamato. E questo è il caso normale, in cui gli studi medici sono sempre occupati e ci sono sempre persone in attesa. Man mano che esce uno, faccio entrare un altro. Però è un meccanismo che va innescato, no? Va fatto partire. All'inizio, al mattino, gli studi sono tutti e tre liberi. Quindi non posso aspettare che esca qualcuno per chiamare qualcun altro. Primo. Secondo caso, supponiamo che non ci siano tantissime persone. Per cui esce una persona da uno studio, quindi lo studio si libera, e lui chiama, avanti il prossimo, in sala d'attesa non c'è nessuno. Allora quello studio diventa libero, e quella chiamata avanti il prossimo è persa. Quindi quello studio, se usiamo solamente questo meccanismo qua, rimarrà vuoto per sempre. Quindi noi abbiamo bisogno di un meccanismo aggiuntivo oltre a questo, che questo va bene, ci serve, è necessario, per alimentare gli studi medici quando sono vuoti gli studi e ci siano persone in lista d'attesa. Lo possiamo fare in due modi, poi ci ragioniamo con calma domani. Il primo modo è avere un'infermiera che ogni tanto va a dare un'occhiata. C'è un timer che si sveglia una volta al minuto, una volta ogni tre minuti, quindi un evento di heartbeat, cioè una sorta di evento temporizzato, che si sveglia e va semplicemente a fare un controllo. C'è almeno uno studio libero e almeno una persona in lista d'attesa? Se sì, chiamala. E questo viene fatto, lo possiamo fare ogni 5 minuti, ogni minuto, ogni 30 secondi, quando vogliamo.
che è forse la soluzione più semplice. L'altra soluzione è di agire su triage. Se io ti mando in triage, quindi ti ho segnato un codice bianco, ma casualmente lo studio è libero, ti mando allo studio. O meglio, chiedo allo studio di chiamare la persona che ha priorità più alta, che se sei solo tu, sarai tu. Quindi non è vero quello che abbiamo scritto qua, che in caso di triage ti assegno un codice colore e ti mando subito e ti mando in sala d'attesa. Perché se per caso gli studi fossero liberi, io ti mando direttamente in visita. Allora in questo caso non si verrebbe mai, quando arriva un paziente, sala d'attesa vuota, entra nello studio e quindi incrementa la capienza dello studio. Poi quando esce andrà a pescare il prossimo. No? Non capita mai che, non dovrebbe mai capitare che la sala d'attesa rimanga con pazienti presenti e alcuni studi siano liberi. Questo dobbiamo poi verificarlo. Quindi ci sono questi due modi in cui potremmo affrontare questo problema. Oggi abbiamo finito il tempo, lo finiamo domani.